verso un'esplorazione emozionale che riguarda i singoli protagonisti e che quindi di volta in volta ci danno uno stimolo alla riflessione. Quindi i fatti in sé, quindi la componente narrativa è presente in ogni singolo racconto, ma è subordinata all'analisi poi interiore e psicologica dei singoli personaggi, che acquista quindi di volta in volta, anche per una connotazione abbastanza onirica e sfumata, acquista quindi una connotazione universale. Io credo che come chiave di lettura si possano utilizzare tre parole: corpo, emozioni e parola. Questi tre elementi costituiscono una sorta di circuito, di triade, in cui non c'è un ordine prestabilito, ma c'è un richiamo continuo, un rilancio continuo da ognuno verso gli altri. Quindi dal corpo si rimanda all'emozione, alla parola e viceversa, perché la parola, non a caso l'autrice ha inserito una citazione all'inizio proprio di Emily Dickinson: non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto la parola, a volte ne scrivo una e la guardo fino a quando non comincia a splendere. Perché la parola ha di per sé una connotazione creatrice, tant'è che anche in senso biblico spesso si fa riferimento al verbo, alla parola, o ad Adamo ci sono alcuni, perdonatemi l'utilizzo di questo termine, miti relativi a Adamo ed Eva, in cui si fa riferimento a un Adamo che, dando il nome, è come se donasse una realtà effettiva alle cose. Quindi il potere della parola è incredibile. C'è anche addirittura un salmo: la mia parola non ritornerà senza operare quanto desidero. Ma anche nella magia la parola ha sempre un potere costruttivo, creativo, e ha la capacità di interferire e di realizzare concretamente la materia. E da qui rimandiamo al corpo, perché anche il corpo, come la parola che è legata al linguaggio e ha un suo linguaggio proprio, esclusivo, che ha una validità anche superiore a quella della parola, perché mentre la parola deve necessariamente passare attraverso un linguaggio e quindi attraverso una struttura del linguaggio stesso e può essere soggetta a, anche a una interruzione di comunicazione nel momento in cui, per esempio, due interlocutori parlano e parlano lingue diverse, con il corpo, se si sa ascoltare e guardare bene, il linguaggio diventa universale e quindi la comunicazione diventa assoluta e immediata. E rimandiamo al terzo linguaggio che ritroviamo all'interno di questi racconti, che è quello emozionale, che è un altro linguaggio di tipo assoluto, perché non è legato alla parola in quanto struttura di sillabe, di fonemi, di grafemi, ma rimanda all'immediato a una suggestione. Infatti spesso ci troviamo nell'incapacità di dare un vestito, quindi delle parole, una definizione a quello che noi sentiamo. E questi tre elementi che abbiamo detto, quindi parola, corpo e emozione, dialogano. A proposito, per esempio, del fatto che il corpo abbia una sua validità assoluta e indipendente nel comunicare con il mondo esterno, perché il corpo anche all'interno di questi racconti viene nominato spesso, e non è una barriera ma è un confine attivo che partecipa dell'altro, quindi questa alterità è un punto di contatto, quindi non barriera, e questo punto di contatto diventa ha un suo linguaggio. Infatti dice l'autrice: è stato bellissimo parlare con un uomo solo con il corpo. Ed è il linguaggio che, quando trova la risposta, quindi il feedback, in quel momento non dà luogo ad alcun fraintendimento, perché è assoluto, è primordiale, quindi al di là dell'interpretazione soggettiva. Per quanto riguarda
l'altro filo conduttore. Io sto parlando di filo conduttore perché, come vi dicevo, l'opera, nonostante sia suddivisa in racconti, ha una validità di insieme. Cioè, sono racconti che quando si possono gustare, perché poi a livello di prosa è stata una bella scoperta, che è una prosa molto fresca, molto immediata, scandita da frasi, quindi costruite in modo netto, cioè recide ogni singola frase e quindi ha un ritmo ben cadenzato, scorre. E quindi la narrazione trasporta con facilità in questi mondi soggettivi che vengono presentati dai singoli protagonisti. E la cosa interessante, che poi è l'ennesimo, diciamo, filo conduttore, è che credo che poi sia, poi ci dirà anche l'autrice se è così, quello che era l'obiettivo di fondo, quello che voleva trasmettere probabilmente l'autrice, più piani, sicuramente fra queste, cioè il disvelare quello che è nascosto nella quotidianità, quei meccanismi che per quanto possano apparire complessi, sono propri e naturali, e che noi non cogliamo perché sono coperti dagli stereotipi, sono coperti dalla consuetudine e da tutto quello che nella quotidianità crea delle sovrastrutture mentali che ci portano a non vedere quello che poi è evidente e che è indispensabile per il nostro vivere. In questo caso l'autrice che cosa fa? Ci porta a fermarci un attimo davanti a questi meccanismi e riflettere, rendendoci conto che spesso ci troviamo ad operare delle scelte, perché poi tutta la vita è un continuo rispiegarsi di scelte, e molto spesso queste scelte sono prese da noi in modo totalmente inconsapevole, con la presunzione della consapevolezza. Invece fermandoci ci rendiamo conto che tutto avviene, per citare tra l'altro un autore, un poeta, anche autore di canzoni dell'ultimo periodo di Battisti, tutto accade per tutt'altri motivi. Panella era l'autore in questione. Cioè, quello che noi facciamo in realtà è legato a scelte che sono dettate dal subconscio, da questo sostrato, da quello che magari, se vogliamo figurarcelo in modo fisico, può essere la nostra soffitta, nella quale si accumula tanta roba nel corso degli anni, e molta di questa roba, non so, sarà capitato a tutti poi di liberare magari un garage, una soffitta, e riscoprirsi un po' bambini nella scoperta, la scoperta di quello che già c'è. Però nel momento in cui noi non ne siamo coscienti diventa una rivelazione, diventa una novità. Però quella cosa esisteva e nell'esistere influenzava quello che noi siamo. E a proposito di questo, un altro aspetto che viene toccato nel libro, in un racconto, che è la virtualità, il virtuale, ci fa riflettere proprio su questo. Che cosa esiste? Non esiste solo quello che ha una tangibilità fisica, a mio avviso, esiste tutto quello che riesce ad agire, ad interferire con il reale e con noi stessi. Quindi, per esempio, il virtuale, questo utilizzo che oggi è diventato capillare e quotidiano dei social network, della messaggistica quindi istantanea, ci dà l'illusione che la parola, che già riteniamo qualcosa di intangibile, qualcosa di non reale, e invece abbiamo detto prima che in realtà è qualcosa di molto reale perché interferisce con noi, si va a appoggiare su un altro elemento apparentemente inconsistente, che è il virtuale, il digitale, tutto ciò che è informatizzato. E oggi potremmo dire che si è digitalizzato l'anima, quindi noi ci siamo digitalizzati, perché l'altro da noi, quello che siamo, cioè la proiezione di quello che siamo, che poi è quella che va in giro, cioè in realtà di noi va in giro la proiezione di quello che siamo, non quello che siamo realmente. E il corpo segue un po' come una sorta di testimone che sta lì e assiste a quello che noi poi andiamo costruendo, soprattutto attraverso la proiezione di noi stessi nel mondo esterno, che si incontra con la proiezione dell'altro. E questo è un libro sull'altro, è un libro che ci invita proprio attraverso questa riflessione sui meccanismi nascosti nel quotidiano, anche sul virtuale,
a interrogarci su quello che siamo nel momento in cui interagiamo. Una breve proprio parentesi sul... Io poi non mi dilungherò molto, vorrei poi leggere anche qualche passaggio e poi lasciare spazio all'autrice. Quello che dicevamo prima sul virtuale, il virtuale in realtà è reale, quindi la proiezione di noi stessi è come se effettivamente, diciamo, l'anima, come la vogliamo chiamare, la parte non organica di noi, la mente, avesse oggi una connotazione digitale attraverso i social network, attraverso il nostro, pensiamo, profilo di Facebook. E questo profilo ha una sua vita, e questa vita gliel'abbiamo data noi, ma questa vita partecipa della nostra, in quanto ha un eco che ritorna su quello che noi siamo, e interferendo sulle emozioni, che poi a loro volta interferiscono sul corpo. Tant'è che gli antichi pensavano, dato che quando viviamo una forte passione, accusiamo una sensazione di disagio, anche di dolore allo stomaco e anche alle ginocchia, che l'anima fosse nello stomaco. E per quanto riguarda questo riflettersi nel display, per esempio, c'è un altro racconto che mi ha catturato l'attenzione, mi ha fatto riflettere. Io credo che già sia un'operazione riuscita da parte di chi scrive, se chi legge per un attimo si ferma e porta nella propria vita quello che ha letto e si confronta in uno specchio. Il racconto fa riferimento a questa donna dello specchio, che sostanzialmente è una donna che forse donna, può capitare anche a un uomo, in questo caso la narrazione ha avuto come protagonista quindi una persona di sesso femminile, che si rapporta all'altro in modo passivo, diventando specchio dell'altro. Ma dato che i rapporti sono, nella migliore delle ipotesi, a due, sempre, questa donna specchio, che si limita semplicemente a riflettere l'altro, diventa l'alibi, diventa l'habitat per una tipologia di uomo particolare che possiamo utilizzare la definizione, l'uomo Peter Pan, l'egocentrico, il narcisista, che appunto come un moderno narciso si riflette nella donna, che diventa una sorta di specchio, ma uno specchio da Luna Park, quegli specchi che oltre a rimandare l'immagine non la rimandano fedelmente, ma la deponono, la ingigantiscono. Perché quest'uomo, ecco perché questa tipologia di uomo, in cui probabilmente quando diciamo tipologia di uomo non vuol dire che è un'etichetta definitiva che si porta dalla vita, dalla nascita alla morte, è un passaggio che poi è in trasformazione, l'uomo, la donna, l'essere umano può diventare sempre altro, e questo libro parla proprio di trasformazione. Poi in conclusione mi piacerebbe tirare le somme su quello che a mio avviso è l'idea di fondo, proprio il cuore pulsante del libro in questione. E diciamo, si ritrova a non volersi confrontare realmente. Allora, il confronto reale è uno scontro, ma uno scontro che non vuol dire una guerra in senso negativo, è comunque un ricombinare, comporre, scomporre la propria identità. Perché due identità vanno un po' strette quando stanno vicine, sono come delle orbite gravitazionali che da una parte attraggono, dall'altra respingono, e quindi in questo processo avvengono cataclismi incredibili in entrambi i pianeti che vengono a contatto. In questo caso l'identità, quando avviene questo fa paura, perché la trasformazione e il cambiamento fa sempre paura. Allora che succede? Che l'uomo insicuro preferisce chi non ha questa attrazione, questa forza gravitazionale, ma si limita a subire la propria. E quindi vive questo rapporto, non rapporto, in cui l'altro è semplicemente un rimando nel proprio ego, una conferma di una personalità che in realtà è rimasta probabilmente a uno stato larvale, infantile, e non ha avuto ancora modo di sbocciare. Ed è bello perché, per esempio, nel racconto in questione, la consapevolezza, ritornando a come dicevamo prima, in cui la donna, la persona di lato del sesso, si rende conto, fermandosi un attimo e riflettendo su questi meccanismi che l'hanno portata ad operare determinate scelte, che quello che sta facendo probabilmente non la porta a una realizzazione piena della propria identità. E nel momento in cui arriva a questa consapevolezza, interrompe questo non rapporto alla ricerca di quello che può essere un vero rapporto.
Abbiamo detto che avremmo fatto cenno al discorso della trasformazione, del cambiamento. Allora, io credo che comunque tutto questo cambiamento, questa trasformazione, passi attraverso disagio e dolore. E forse il dramma maggiore dei nostri tempi è che viviamo in un'epoca in cui diventa l'obiettivo primario la rimozione del dolore. Tutto ciò, pensiamo anche nel piccolo, io riflettevo, per esempio nel periodo invernale, in cui capita spesso che magari ci si ammali, si prende un mal di gola, un raffreddore. Oggi più di ieri ricorriamo a medicinali che possano eliminare questo fastidio, questo dolore, questa riflessione. Per esempio, spesso si abusa, che ne so, di paracetamolo per far abbassare la febbre, quando la febbre è un meccanismo con cui viene attaccato l'agente patogeno e viene eliminato. Quindi noi eliminiamo il dolore, ma non eliminiamo la causa, e questo lo riportiamo anche nella vita, in questa nostra malattia, che poi mi ha fatto anche pensare un po' a Svevo, al concetto di malattia esistenziale. Noi non la curiamo, cerchiamo solo di rimuoverne i sintomi, ma se ne rimuoviamo i sintomi non risolviamo il problema che è alla radice. E quindi questo aspetto di rimozione del dolore invece ci dovrebbe portare all'accettazione del dolore, alla consapevolezza, che ci porta, perché quel dolore ci crea anche un attimo, dopo un attimo di confusione, di spesamento, ci dà dei picchi di lucidità incredibili, e in quel picco di lucidità noi dobbiamo trovare noi stessi e dobbiamo riuscire ad andare avanti. Tutti i racconti parlano di esperienze, soprattutto di donne, perché è una bellissima lettura femminile, e ho detto all'autrice in privato, l'ho ritenuta illuminante, perché è una visione diversa. L'uomo e la donna non sono uguali, non per questo, ovviamente non per valore nella società né per capacità, sono diverse nella loro natura, e questo voler uguagliare a tutti i costi, perché poi spesso e volentieri questa tendenza all'uguaglianza porta gli uomini ad acquistare i difetti delle donne, le donne ad acquistare i difetti degli uomini, senza poi invece riconoscere la peculiarità che invece ci dà quella marcia in più, che dà soprattutto alle donne quella marcia in più, devo dirlo, non per piaggeria, ma è così, probabilmente è così proprio madre natura ha voluto che fosse così. E quindi questa lettura che è dolcemente spietata, perché ha uno stile molto sobrio, apparentemente tranquillo, dolce, e i drammi dei singoli personaggi sono quasi accennati, non va mai a scavare nel torbido, non si mette ad affondare le mani nei disagi, nelle situazioni estreme che possono esserci alle spalle di questi personaggi, come sarebbe stato facile fare anche per attirare quel lato morboso nel lettore, che poi è proprio connaturato nell'uomo. Non lo fa mai, è sempre delicata, ma è spietata nella lucidità con cui vengono disinnescati dei meccanismi di dissimulazione che sono propri di ogni uomo, e noi ci riconosciamo. Credo che chiunque legga questo libro, e anche se la lettura femminile, molto spesso mi sono riconosciuto io in ambo le parti, sia nelle parti, diciamo, maschili che quelle femminili, e mi sono reso conto di questo, in come noi comunque abbiamo paura certe volte di svelare, di togliere questo velo un po' alla Schopenhauer, il velo di Maya, e scoprire realmente quello che si nasconde, e fare scelte consapevoli. E a proposito di questa consapevolezza, c'è un altro tema, a mio avviso, molto forte trattato da uno dei racconti, con una citazione che mi piace leggervi. Visualizzava tutti i gironi, tutti i giorni, per 10 minuti, il futuro che desiderava per sé. L'ho trovata una frase illuminante. Perché? Perché è un'abitudine che forse dovremmo prendere tutti, quella di riflettere quotidianamente, anche per pochi minuti, qui dice 10 minuti, ma secondo me basterebbe anche meno, su qual è la direzione che stiamo prendendo, perché stiamo facendo questo, perché stiamo andando in questa direzione, e
non me ne vogliano i puristi, ovviamente, con tutta la distanza che possa esistere fra l'opera che adesso vado a menzionare, però ho trovato un concetto che è presente anche nell'opera del Sommo Poeta, è proprio nel primo canto dell'Inferno di Dante, quando lui dice: io non so ben ridire come gli entrai, riferito alla selva, tanto era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ora, ovviamente, Dante si riferisce a altro, si riferisce al suo perdersi il peccato, alla sua magari fede che in quel momento ha mallato, e quindi a questo suo smarirsi nella selva oscura. Però la cosa importante nel collegamento con quanto ho letto in questo libro è: Dante era pieno di sonno, cioè il sonno della ragione, il sonno della coscienza. Allora noi viaggiamo in pilota automatico, credo, per la maggior parte del tempo della nostra vita. Perché è comodo? Perché è un meccanismo naturale che il nostro cervello, la nostra mente utilizza per risparmiare le energie. Perché se noi ogni volta dovessimo pensare sempre a tutto, faticheremo di più. E il nostro, diciamo, la nostra mente tende al risparmio energetico. E quindi che cosa avviene? Che andando in pilota automatico ci perdiamo tanto. Passandolo al sacro profano, mi viene in mente proprio in questo momento, con Adam Sandler. Una commedia che si chiama Click. Il protagonista si trova praticamente ad avere questo telecomando magico con cui che può interferire con la vita reale, quindi può mandare avanti quello che lo annoia, può saltare addirittura giornate intere, quindi può eliminare le attese scomode, può mettere mute e quindi zittire quelli che non vuole ascoltare, può mettere in pausa per fare quello che vuole. A un certo punto però si rende conto che il telecomando è intelligente, impara, quindi lui quando ha saltato nei momenti magari quando la sua fidanzata, la sua ragazza o moglie, non ricordo, gli parlava e quindi gli litigavano, e lui diceva: io lo salto il litigio, che scocciatura, non posso mettere di volta a sentire questa che mi dà in testa. Allora che fa? Salta e il telecomando impara, e quindi nelle successive volte salta in automatico. Che succede? Che si trova lasciato e non sa perché ha saltato tutte le scene precedenti. Allora non c'è niente di non importante, tutto è fondamentale, e dovremmo imparare questa, ecco perché lo ripeto, l'ho trovato veramente nella semplicità, perché poi le cose migliori e le cose più importanti in realtà non sono complicate. Monitoriamoci, fermiamoci un attimo ogni giorno, se non è possibile comunque con una certa regolarità, a riflettere su quello che stiamo facendo e su quello. Evitiamo di procedere come il buon Dante in una strada e ritrovarsi in una selva oscura e aver smarrito la via. Se noi invece manteniamo la presenza a noi stessi, almeno seppur ci perderemo, saremo vicini alla via d'uscita. E in chiusura, prima poi di lasciare la parola all'autrice, vorrei fare qualche domanda, vorrei invitarla a condividere anche il suo pensiero su quello che ho detto, su quello che ha scritto. Un altro tema che ho ritrovato alla fine del percorso è quello del fallimento, che poi è la paura che attanaglia un po' tutti. Quando si agisce si può sbagliare e si può fallire, ma questo fallimento credo che si annidi in un difetto, purtroppo, che spesso, in cui spesso si tratta, che è quello di attribuire le proprie mancanze, i propri errori e il fallimento stesso agli altri. Dice la protagonista di questo racconto in un passaggio: a ogni modo sentiva di odiare le sue amiche, unica causa apparente della sua mancanza di concentrazione e quindi del suo futuro imminente, quasi certo, fallimento. Allora, nel momento in cui si dà la colpa del proprio fallimento agli altri, allora abbiamo veramente fallito, perché è sempre una nostra responsabilità. Allora, anche come abbiamo detto prima, mantenere il libro in vita attraverso sempre le narrazioni, essere coscienti e presenti a se stessi, ma anche a prendersi le proprie responsabilità. Insegniamolo, per chi insegna anche nelle scuole, ai ragazzi, è importante, perché prendersi le proprie responsabilità
ci apre al successo, alla vittoria, non al fallimento. Magari si può anche sbagliare, si può perdere, ma quello diventa un'esperienza che ci porta avanti, perché ci porta a chiederci quali sono stati gli errori commessi e a porvi rimedio. Se invece deleghiamo, come abbiamo detto prima, deleghiamo tutto, deleghiamo l'attenzione, deleghiamo le scelte, a questo punto ci troviamo anche a delegare gli insuccessi, ma gli unici danneggiati siamo noi, che siamo noi i protagonisti della nostra vita. E quello che poi emerge da tutto questo è che siamo noi, non è mai troppo tardi per cambiare e per poter diventare altro. E questo diventare altro passa dal dolore, attraverso il dolore, e il dolore non ci deve spaventare, il cambiamento non ci deve spaventare, perché non c'è nulla di sbagliato. L'unica cosa sbagliata, infatti una delle protagoniste a un certo punto si rende conto, è operare scelte che siano non consapevoli e quindi trovarsi a vivere una vita che non è nostra. Viviamo la vita degli altri, la vita che gli altri pensano sia la nostra. Invece noi dobbiamo cercare quanto più possibile di riappropriarci della nostra vita, della nostra identità, e a quel punto ne guadagneremo anche a livello emozionale, raggiungendo quella che poi dovrebbe essere, credo che debba essere obiettivo, non la felicità, perché la felicità ci proietta nell'iperuranio, ci porta in una dimensione altra di irraggiungibilità, è quasi fideistico il discorso della felicità. Invece no, noi dobbiamo ricercare la serenità e lo stare bene con noi stessi, c'è una dimensione che ci porta a stare bene. E questo libro, come ho detto prima, vi ho dato diverse definizioni perché sfugge un po' un'etichetta precisa, perché è una raccolta di racconti, ma è anche un romanzo che si sviluppa attraverso una serie di pilastri e di punti, diciamo, di nessi che si interfacciano tra di loro, ma è anche una sorta di manuale di automiglioramento che non offre soluzioni. Cioè non dà tante risposte, però ci spinge a porci le domande giuste, e questo già vale più una buona domanda di 100 risposte mediocri. E in questo rimando a quello che poi è la parte che è la cosa che mi ha intrigato di più, perché questo libro nasce da una particolare attività svolta dall'autrice. L'autrice è una coach. Vuoi spiegarci in realtà in che consiste questo? Una coach motivazionale? Non sarà io questo.